Buonasera cari telespettatori, i cartelloni sono ormai al termine, però il Teatro Augusteo chiude alla grande con uno spettacolo mito, uno spettacolo cult che è il Rugantino, che sarà sul palcoscenico dell'Augusteo fino intorno al 20 maggio, quindi avrete tutto il tempo di poterlo vedere. Facciamo vedere le scene di questo spettacolo strepitoso e cominciamo a dire il nome Rugantino. Forse non tutti sanno che il nome viene da una maschera romana del Teatro dei Fantoccini, nata verso la fine del Settecento e resa famosa da un burattinaio che si chiamava Gaetannaccio. E il nome Rugantino viene da ruganza, che significa arrogante. Praticamente il Rugantino sarebbe un po' quello che fa lo spavaldo, però è un bonaccione, è un arrogante, però senza cattiveria, insomma è quello che porta nel cuore proprio i caratteri del romano verace, quello che insomma è il bullo decore, che però fa di tutto per sembrare poi alla fine un uomo vero. La commedia fu scritta, come sapete, da Garinei Giovannini assieme a Massimo Franciosa e Pasquale Festa Campanile. In questa edizione Garinei si è avvalso anche della collaborazione del grande regista Luigi Magni, e infatti in alcune scene si vede la mano di Magni, perché ha preso alcune cose ha tratto alcune cose da alcuni suoi film famosi. Le musiche sono state incise in studio per questa edizione da un'orchestra di 40 elementi diretta dall'autore proprio della colonna sonora dello spettacolo, che è stato il grande maestro Armando Trovajoli. Stupende scene e costumi di Giulio Coltellacci. Guardate, sono scene che ci è voluta una settimana e non so quanti tir per portare queste scene da Roma a Napoli. Sapete, eccezionalmente il Teatro Augusteo ha avuto questo spettacolo perché non doveva scendere oltre Roma, e sono scene strepitose. Addirittura il Teatro Augusteo ha dovuto fare i lavori in muratura, ha dovuto allargare, ha dovuto creare camerini in più, perché pensate che sono ben 32 persone in scena, e c'è un continuo cambio di scene che sono mutevoli, si vedono i vari squarci della Roma papalina dell'Ottocento, e guardate, fatto in una maniera strepitosamente bella. Le coreografie che sono fatte da questi attori, cantanti, danzatori, insomma, sono stati diretti da Gino Lande, che insomma di più non si può. Lo spettacolo, come sapete, è stato portato a successo, è nato 36 anni fa e fu portato a successo nella prima edizione da Nino Manfredi e Lea Massari. Lea Massari poi venne sostituita quando poi la tournée andò in America, e allora al posto di Lea Massari andò Ornella Vanoni, però il gruppo degli artisti era sempre quello. Poi c'è stata la coppia Montesana-Lidachelli, mentre diciamo in tutte e tre le edizioni, perché guardate, questa è una commedia musicale talmente grande, anche proprio c'è bisogno di una grossissima forza anche economica per farla, per cui questa non è stata fatta tante volte, sono state solo tre edizioni del Rugantino. In tutte le tre edizioni gli ospiti fissi, diciamo gli attori fissi, sono stati Aldo Fabrizi, che faceva Mastro Ditta, e Bice Valori nella parte di Eusebia. E oggi sono stati sostituiti da Maurizio Mattioli e Simona Marchini, che se la sono cavate egregiamente, insomma. Brava la Ferilli, che ha dimostrato di saper cantare e ballare come richiede il ruolo, ma bravo soprattutto questo giovane attore, Valerio Mastrandea, che Garinei ha scelto perché secondo lui ha proprio dentro di sé il rugantinismo. Che cosa dire? Basta pensare soltanto alla canzone che fa da motivo conduttore, Roma non fa la stupida stasera, per capire che questo è uno spettacolo che è rimasto nell'immaginario collettivo di tutti noi. Chi è che non ha mai ascoltato, visto questa canzone? Ecco la scena finale dello spettacolo. E quindi io proprio consiglio vivamente, per coloro che l'hanno già visto e per coloro che non sono troppo giovani per l'aver visto, di andare ad apprezzare questa strepitosa commedia musicale, anche perché, ripeto, per la complessità delle scene, per tante cose, è una commedia che non girerà l'anno venturo rimarrà sempre da Roma in su, quindi per i napoletani questa è un'occasione che io consiglio di acchiappare al volo per poter apprezzare da vicino questo strepitosissimo spettacolo. Vedete, basta vedere già da questa immagine, avete un'idea della bellezza, e questa è la Ferilli che ha riscosso un grande successo. Pubblico, inutile dire, teatro esaurito, pubblico entusiasta e foltissimo alla prima. Ed ecco, torniamo in studio, dalla romanità alla napoletanità. Che bello! È vero? Che bello. Passiamo dalla cultura di Roma alla cultura napoletana. Molto bello, poi
Fa piacere trovare, Graziella, questo avvicendamento tra il musical e me, Vedi che te, che che ne questa volta sono. io saluto e ringrazio, come avete visto, avete già capito che accanto a me c'ho Maurizio Merolla, che fino adesso abbiamo sempre apprezzato e ammirato nelle cose musicali, diciamo, Infatti, allo questa spettacolo, cose musicali, varietà, varietà, musical. invece quest'anno ti butti su una cosa tutta diversa. No, diciamo quest'anno sì, questo scorcio di stagione, questo fine di stagione che forse probabilmente entrerà anche nell'altra, nell'avventura, nella prossima stagione, è un testo diverso, un testo che parla, è un dramma giocoso, che parla di un personaggio molto molto inquietante, ma molto bello, Molto geniale, molto affascinante, ecco, siamo affascinante. nell'atmosfera delle cose affascinanti. Che mi Lugandini ha. affascinante, affascinante questa figura dall'800 della Roma papalina, qua siamo al 700 napoletano, perché Napoletano. parliamo di Raimondo di Sangro, Principe di principe San di San Severo. Severo. E allora io direi a Maurizio, facciamo subito vedere chi è questo personaggio. Se ne parla tanto, e adesso noi facciamo vedere qual è la vera immagine del principe di San Severo. Ecco, Questa è questo. un'immagine bellissima che tra l'altro devo dire è merito tuo sei qui perché sei riuscita a Sono riuscita a portarla trovarla, da questa è casa. proprio un'immagine proprio Bellissima, storica che, bellissima. ecco, Che tra in l'altro un cui po' mi somiglia, voglio dire, c'è una certa un somiglia. genere viene visto male, il principe È di San Severo, invece vero, era un invece bell'uomo, non è era un bell'uomo il grazie. principe di San Severo, ed è questo è proprio il vero ritratto, perché poi ce ne sono tanti fatti anche un Sì, sì, sì. pochino così a casaccio, questo era il vero ritratto. Perché parliamo del principe di San Severo? Tu ti inserisci con questa figura nell'ambito proprio di questo mese della cultura, del Sì. teatro, di questo maggio dei monumenti, della cultura, perché che cosa fate? Perché nasce un progetto che si chiama Millarcum, che rappresenta una trilogia che si svolgerà, speriamo, nell'arco di 2 anni, tra il 99 e il 2000 e forse il 2001. E parla di nascita, amore e morte. Quest'anno abbiamo scelto di fare questo progetto, ambientarlo nei luoghi storici dove i personaggi storici napoletani della cultura della Napoli capitale non hanno avuto una grande risonanza con la comunicazione del 2000 e vorremmo dare a questi personaggi una comunicazione più forte per essere meglio conosciuti e magari, come nel caso di San Severo, essere anche riabilitati, Ecco, perché ingiustamente. la cui fama è nota, però quasi è tristemente nota, perché in Tristemente genere viene unita la figura di San Severo a quella praticamente della nota. stregoneria, Esatto, o esatto, esatto. Una anche. menzione, poi veramente una brutta menzogna sul nome e sul passato storico bellissimo di questo Di questo personaggio. personaggio, perché noi diciamo che in un secolo in cui c'erano, è vero, i lumi, però per tanti versi era ancora oscuro, si credeva ancora che coloro che erano depositari di una cultura o di pratiche che non erano alla portata di tutti fossero dediti a stregonerie. Esatto. Infatti, le streghe, quelle famose streghe di Benevento, altro non erano che delle donne che erano depositari di antiche culture, però appunto perché era una cultura non conosciuta, non capita, venivano considerate streghe. Lo stesso è Stesso capitato al principe di San Severo, il quale, precorrendo i tempi momento. Molto, genialmente. per una serie di invenzioni strepitose, per una serie di intuizioni Intuizione. strepitose, fu soggetto addirittura, nonostante fosse, diciamo, ben protetto dal re, che lo apprezzava molto, venne puntato molto spesso Anche. In realtà lui dal fu. Sant'Uffizio, anche perché poi si era scoperto che San Severo apparteneva a una delle grandi logge nobili È della chiaro. massoneria. Quindi anche questo ha Influì inciso non molto poco, ecco. negativamente sulla figura di Ricevette bolle di questo. scomunica, Ecco. fu anche più volte rimproverato dal re, ma in sostanza alla fine la sua conoscenza, che poi è alla base di tutta la ricerca anche di questo Millarcum, che si avvale di alcuni libri scritti da giornalisti, scrittori che Che hanno molto hanno studiato molto studiato. questa Fa figura. piacere ricordare la Miccinelli che di per sé ha avuto la fortuna di realizzare due libri stupendi E che non raccontano. dimentichiamo il primo che se ne è occupato, questo mi tocca, che è Augusto Crocco, il professore Crocco. Anche Credo che sia stato il primo che si sia noi occupato in abbiamo, sì, certamente, maniera anche concreta di concreta, questo ma non scientifica, personaggio perché il personaggio scientifica. meritava un approfondimento. Questi personaggi sono riusciti a realizzare dei libri che hanno dato a noi attori, che veniamo fuori completamente da questo tipo di letteratura. Noi dobbiamo fare operazioni teatrali, operazioni Certo. culturali ma teatrali. E quindi abbiamo finalizzato in questo Millarcum una cosa molto bella. Abbiamo legato Tu e Ilio Ilio Stellato, Stellato, diciamo, Ilio che ha Stellato, lavorato con te. che è lo sceneggiatore veramente
bravissimo, che io ho strappato un po' dal cinema e dalla televisione e che con il suo taglio di sceneggiatura molto cinematografica ha saputo rendere insieme a me, con quella Rendere teatrale, evocativa rendere questa evocativa questa. situazione teatrale che voi farete, diciamo, in un posto un po' particolare, perché Esatto. voi lo rifarete proprio nell'ambiente, Negli diciamo, appartamenti. degli appartamenti del principe, Negli perché voi appartamenti del andrete proprio principe. in Palazzo San Palazzo Severo. San Severo. Vogliamo dire dov'è questo Palazzo San Palazzo San Severo? Severo e Piazza San Domenico Maggiore, proprio sulla piazza, Quindi a fianco alla guardando la cappella, ecco, chiesa, sulla per destra, sulla intenderci, destra, sulla ecco, destra. ecco. E il Palazzo San Severo rientra in questo filone molto bello di immagini dei monumenti, porte aperte, in quanto all'interno di queste due, di questi appartamenti ci sono gli affreschi del Celebrano, che sono gli unici salvati degli interi stupendi affreschi che una volta il palazzo possedeva. Possedeva, certo. Quindi anche per questo risulterà molto gradevole a questo pubblico di invitati, Ecco permettiamo che perché questa. diciamo, questo logicamente essendo fatto non in un teatro, ma in un luogo particolare che non è Molto deputato particolare, no, al teatro, assolutamente. diciamo, quindi sono degli appartamenti di un palazzo Difatti, nobile, esatto. questo spettacolo sarà fatto in una maniera particolare, cioè un gruppo di persone Sì, soltanto molto potrà ristretto. accedere di volta in volta, Esatto. a titolo gratuito Titolo solo anche, solo gratuito. gratuito, quasi come ospiti del principe, diciamo, Esattamente. quasi come ospiti del principe, quindi una cinquantina, diciamo, Sì, una possiamo cinquantina dire, di una persone. cinquantina di persone di volta in volta potranno accedere a questo appartamento e poter rivivere Con noi attraverso. essere protagonisti anche e testimoni di una rievocazione storica in costume, chiaramente, alla quale partecipa il principe in compagnia delle figure più vicine alla sua verità storica dell'epoca, il padre, che poi si fece frate, Antonio di Sangro, il principe Antonio di Sangro. Ci saranno delle figure invece che sono fantastiche, un po' prese dalla storia, una villana, una zingara, una nana. Insomma, raccogliamo all'interno diverse vicende, diversi personaggi per una serata che è inquietante ma è riabilitante per il principe e serve anche per ricordare meglio, visto che quest'anno ci sono le celebrazioni del bicentenario, che noi abbiamo fatto un'operazione storica che precede gli avventi della rivoluzione. E Ecco. quindi forse in quest'anno dove tutti parlano della rivoluzione passiamo 20 anni prima un genio napoletano, tutto napoletano, che sicuramente per le invenzioni fatte, per la sua internazionalità poteva e deve diventare un personaggio ancora più famoso di Napoli, perché lo era all'epoca, aveva dei contatti con la Spagna, l'Inghilterra, ha avuto modo di conoscere Alessandro Volta, insomma ha fatto delle cose bellissime, il primo impermeabile, diciamo così, per il Ecco, re, ricordiamo qualcuna macchine, delle invenzioni che strumenti ha da fatto il guerra. principe San Severo, perché sennò oggi non si capirebbe il perché di questa figura tanto sannata ma anche tanto guardata stranamente, perché Esattamente. lui aveva fatto delle cose che per quell'epoca erano assurde, cioè per esempio aveva creato l'impermeabile, Eh aveva sì, creato il tessuto impermeabile che magari. a quell'epoca suscitava, Sì. aveva creato la lampada eterna, la luce La luce eterna. eterna che Aveva creato una i serie prodotti di liofilizzati, se prodotti vogliamo. liofilizzati, aveva creato una specie di marmo che marmo non era, aveva creato la possibilità di ricreare tutto il sistema, come si può vedere nella Era. cappella di San Severo, il sistema arterioso e venoso, Esatto, in una maniera particolare. il Insomma, era uno facimento con materia studioso. vile del Ecco, e percorso del voi sangue. ne avete fatto in una maniera, avete creato in questa situazione, l'immagine del San Severo come se fosse proiettata al giorno Sì, d'oggi. proiettata all'uomo del 2000, un uomo che ancora oggi E alla ricerca è del alla ricerca vero del vero, e ma della scienza. soprattutto si pone un interrogativo. Che è l'interrogativo dei nostri scienziati del 2000, quelli di oggi che vanno a esplorare i campi della genetica, della bioetica e via dicendo, è che il Vi siete capo posti l'interrogativo conoscer l'ho praticamente. Oggi creato. San Severo come si sarebbe comportato? O San Severo o qualunque altro studioso, scienziato. Oggi come si comporterebbe nei confronti di un certo tipo di scienza, tipo quella bioetica che pone Esatto. tanti problemi morali? E infatti, e soprattutto, conoscere lo creato è pari a trovare la strada di Certo. qualsiasi cosa. Questo è un interrogativo che si pone il principe nel nostro racconto, che viene fatto con degli attori bravissimi, che vorrei ricordare, perché è una compagnia Certo. creata Per per l'occasione. l'occasione. Ci sono Marcella Vitiello, Alida Tarallo, Guglielmo Del Giudice, Peppa Talamo,
Antonio Miranda Mazza, mi ha chiesto, dici Mazza perché Antonio, bravissimo, interpreta un bellissimo ruolo, ma soprattutto anche Maurizio Cocorullo che si presta a questo gioco teatrale ed è un attore straordinario che grazie a Dio veramente abbiamo coinvolto in questo gioco teatrale, guidato tutto Tutto dalla è, dobbiamo dire, dal collega Giulio Baffi. Giulio Baffi. È Giulio Baffi che ha si è preso parte, appassionato a sì, questo e è quindi stato trascinato anche lui travolto travolto dal fascino di questa figura. dinanzi al principe. A realizzare, ecco, soprattutto questo tipo di teatro da camera molto particolare, senza palcoscenico, in mezzo alla gente, in mezzo al pubblico, e che richiede quantomeno, insomma, una velocità, un aspetto Ci voleva un figurativo taglio registico particolare, particolare, ecco, particolare. sì, ci E voleva un quindi po' inconsueto e particolare. consueto e particolare. E quindi ne è uscito uno spettacolo che in realtà non dura moltissimo. No, è Ecco. una pista teatrale che dura 50 minuti, accompagnata anche al flauto da Silvio Porpora. C'è tutto un momento molto particolare, molto soffuso, molto anche con delle luci basse. Chi avrà modo di venire a vedere questo spettacolo, che ci auguriamo poi possa ritornare in teatro. Tu sai, io mi Certo. sono staccato da Bambole non c'è una lira, Vediamo, tu da Bambole non dal c'è la, com'è che musical, ti è venuta poi questa idea? Ecco, e perché poi diciamo, tu non sono sei nuovo però, tagliato sì, per il per quei musical. ruoli, insomma, in cui noi ti apprezziamo e ti ammiriamo molto. Ma come mai poi sei passato proprio un gambo d'oro? Come ti è venuta Devo l'idea? dire che ultimamente ho preso parte a una trasmissione che si chiamava Straforum, che era una trasmissione che pa parla di giustizia, una parodia di Forum in sostanza, dove mi sono molto divertito perché interpretavo diversi personaggi trasformandomi con l'arte del trasformismo, che è quella che meglio so fare. Se non che in questo gioco del tribunale si è venuta ad approfondire lo studio sul tribunale, dal tribunale siamo passati alla Santa Inquisizione. E abbiamo voluto toccare il Tribunale della Santa Inquisizione, e in questo abbiamo coinvolto il principe. E uno dei pretesti per cui abbiamo scelto questo personaggio, ma in realtà sotto c'è anche che la Eventi 2000, che è un'associazione Ecco, culturale, parliamo che da tu, molti ecco, da anni, molto esatto, tempo tu collabora hai con alle lei. tue spalle questa associazione Sì, 2000 che ti dà la possibilità, ti veramente, mi supporta supporta in queste operazioni nelle tue culturali. operazioni culturali, perché anche questa è un'operazione un po' particolare. Non Molto, dimentichiamo molto. poi, fra l'altro, essendo omaggio dei monumenti, che tutto quel che riguarda il Principe di San Severo, la cappella, fa parte del percorso, diciamo, quindi lo Del diciamo ai decumano, turisti, lo diciamo ai napoletani, se non lo so, se per quei pochi che non sanno, sì, di fa fatto, fa parte parte del già, percorso. già fa parte del percorso culturale Sì, del maggio dei noi siamo monumenti, del inclusi dal maggio. 6 al 16 maggio, però la nostra zona, quella di San Domenico Maggiore, rientra decisamente in quelli che sono i percorsi del Maggio dei Proprio Monumenti. tipici Vorrei del maggio dei ricordare una cosa monumenti. molto bella, che chiaramente questo spettacolo, che è nato così, in un'operazione work in progress, direbbero gli americani, noi abbiamo avuto già modo di valorizzare altri personaggi storici. In passato non siamo nuovi a queste operazioni di riabilitazione di personaggi. Io nel campo dello spettacolo ricorderai Maldacea, Taranto e via dicendo, Certo. ma anche nel campo storico, Giambattista Basile, mi fa piacere ricordare, l'abbiamo ricordato con una favola, La vecchia Sì, scorticata, è vero, tu con ti sei, Luigi hai Cacace, ripreso questo ripresi La vecchia personaggio, questo scorticata. studioso. Idem per Boccaccio, facemmo Andreuccio da Perugia, Certo. e adesso Quindi ti appassionano i personaggi storici napoletani, quelli che anche hanno una. molto vicende napoletane legate a personaggi storici napoletani, e questo spero che con questo Millarcum quest'anno partiamo con San Severo, ma i prossimi due personaggi di E cui quello poi è bello, tratteremo. anche il sottotitolo, San Severo noli me tangere. Non li metangere, perché proprio non toccare, non mi toccare, non toccare, non mi toccare. Non toccare il Ecco. creato, ma anche non mi toccare, che io sono uno scienziato e non sono Certo, stato uno quindi stregone. ecco, e non sono stato uno stregone. Quindi la riabilitazione in fondo rientra anche nel contesto di tutta questa situazione di Di personaggi, riabilitazione di esatto. personaggi, la Fonseca Pimentel per il bicentenario. Cioè Chiaro, c'è tutta chiaro, chiaro. una rivalutazione che diciamo gli studiosi, ma non solo gli studiosi, perché gli studiosi ci sono arrivati da tempo, ma proprio il popolo napoletano, i napoletani Sì, dovrebbero napoletano. imparare ad apprezzare e a Ma io conoscere meglio. credo che molti sappiano la cappella, molti hanno delle associazioni con San Severo che sono molto forti, perché la leggenda, poi anche Attira. Fa le storie popolari attirano molto. Piace poi a Napoli comunque toccare parte sempre. insomma di quella Napoli segreta ed esoterica, che sono due Esoterica. cose diverse, È però vero, nel Principe San Severo si riuniscono le due cose, la Napoli segreta e la Napoli un po' esoterica, indubbiamente, che fanno di questo personaggio un personaggio affascinantissimo, quindi è vero. Sì, molto per bello. coloro che già l'hanno studiato, che ne sono un po' appassionati come me, come Maurizio, per coloro che non ne sanno nulla, No, no, giustamente, io penso che questa sia merita moltissimo. l'occasione di poter venire un pochino ad avvicinarsi allo studio Sì, perché il di. discorso è anche quello proprio di riabilitarlo in funzione di uno di quei personaggi che l'Europa, con la caduta del regno di Napoli,
ha dimenticato e forse magari oggi vale la pena far ricordare. Oggi vale la pena far ricordare, perché in quel periodo del Settecento c'è stato un momento fecondissimo. Erano i nostri illuminati. Ma, ecco, erano gli illuminati, c'era un'illuminazione culturale e artistica straordinaria e irripetibile. E ripetibile, che non c'è, probabilmente non c'è stata, ripetibile, non c'è anche stata per i mezzi che avevano, perché oggi chiaramente con la tecnologia diventa un lavorare su fenomeni tecnologici. All'epoca era lavorare con quello che veramente era l'incognito, cioè sapere cosa c'è oggi. E quindi la capacità della mente di poter lavorare senza supporti, non è come oggi che ci sono tante tecnologie di supporto. Questi erano personaggi che lavoravano proprio sulla loro intelligenza e sulla loro conoscenza. Erano che appartenevano a un libro stupendo che ho letto da poco, L'infinito celeste, e parla proprio degli uomini che avevano un livello superiore. Certo. Quindi erano un gradino in più. A un livello superiore. Era un gradino. E quindi quando si appartiene a un livello superiore bisogna chinarsi. Gli altri, insomma, ci dobbiamo tutti quanti mantenere in un livello buono, ma il livello superiore è ci dobbiamo chinare. Allora, io ti faccio in bocca al lupo, ecco, principe. Facciamolo vedere un'altra volta il principe. Che veramente merita. Che veramente merita, era un belloccio. Dunque, e poi vorrei dire una cosa a chiusura della trasmissione, so che farà piacere anche a te perché era un caro amico con cui anche tu avevi lavorato. Noi avevamo promesso che ci saremmo occupati di ricordare Alfonso Guadagni. Manteniamo questa promessa noi di Televomero, e quindi coloro che vorranno sintonizzarsi per ricordare con noi questo uomo di teatro prematuramente scomparso, potranno farlo sabato 8 maggio, quindi prossimamente, in prima serata su questa emittente, e quindi ricorderemo questo artista. Io ti ringrazio della tua presenza, ti faccio in bocca al lupo, verremo a vedere, anche io mi accosterò in punta di piedi a questo personaggio, a Don Raimondo, e con molto rispetto, e a voi cari telespettatori, arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci.